perché è oggi assolutamente necessaria una rivoluzione fragile. Perché sulle gru, sui tetti, al Colosseo, al Senato, all'università, perché per pensare, parlare, sognare, fare figli, perché più che mai occorre fare di tutti i fasci un'erba, ricordarsi della memoria e di chi la serba, perché non la servitù ma la democrazia, non la castocrazia nella monarchia, perché si è donna o invece no, invece un po' e un po', né sì né no, perché immaginare un futuro, perché scalare il muro, perché che c'è da perdere se non in TV, né c'è un verso vivendo così a tempo perso. Perché chi commette il male non è responsabile solo del male che compie, ma del turbamento in cui induce l'anima dell'offeso. Ed anche se la frase qui sopra l'ha scritta un cattolico e dunque non sarebbe da fidarsi, ma val bene la pena per una volta di farli passare per la cruna del lago. Ed anche se sembra e sembra vero che sia meglio cinico o economico o realistico, anche se dicono che mafia comune è mezzo gaudio, anche se alla fine mangi, ti vesti, vai al mare, hai l'auto, ma ti manca sempre quello che ti manca, anche se chi ti odia ti fa vergognare di come lo odi o di come lo voti. Ed anche se qui da noi una rivoluzione non c'è mai stata, una rivoluzione non c'è mai stata. Perché dopo Marx non è venuto aprile, ma dicembre, e di nuovo novembre, e ancora aspettiamo un nuovo Marx, perché chi paga rompe e i cocci sono nostri. Perché non vogliamo tutto, ci accontentiamo di una parte, quella essenziale, ma la vogliamo tutta e subito. Per esempio, scuole, ospedali, terre, cieli, parole, musiche, corpi, vecchi, bambini, per esempio, dignità, verità sulle stragi, separare i morti, i colpevoli e gli innocenti, le ragioni e i torti, chi ha visto, chi non ha detto, per esempio, tagliare la corda con privilegi troppo lunghi, per esempio, lavoro, diritti, il diritto di dire vogliamo le somme, i dati siano dati, per esempio, noi siamo quasi tutti e non siamo una massa, e qualcuno di lor signori, anzi proprio tutti, che passino la cassa, perché ciò che è fragile è tagliente, definitivamente imprevedibile, intelligente e tagliente, definitivamente imprevedibile. Intelligente.